campo italiano sempre il 1996, ha inoltre partecipato alla finale di Coppa Rocchetti 91, Coppa Campioni 92. Palladio esordito in nazionale A a Bari il 5 luglio 1987 in un torneo internazionale, la gara era Italia-Jugoslavia, vinta dalle azzurre 61-56. Con la maglia azzurra ha giocato 140 partite, realizzando 729 punti. Poi ha vinto ancora la nazionale, l'argento agli europei, la
Grazie a tutti, adesso per presentare Viviana, c'è Paola!
Prendere dopo, stai lì. Thank you.
Allora, Federazione Italiana Pallacanestro, Comitato Provinciale di Como, premia col presidente Antonio Pini, Viviana Marabio. Thank you.
definitiva, premiazione per Viviana Palladio. Viviana, un'altra premiazione per te. Siamo qua a nome della Federazione Italiana Pallacanestro, il suo massimo esponente, il presidente, il professor Fausto Maifredi. Allora, Presidente, ovviamente per il futuro sia nel settore maschile sia nel settore femminile, quando smette di giocare una ragazza così, una bravissima giocatrice, qual è il suo pensiero? Ringrazio per una bellissima serata, divertente, non solo basket, giustamente per ricordare una grande giocatrice come Giuliana. Io non ho... Thank you.
la presidente assessore di Lucca. Yeah.
miei ringraziamenti sono rivolti a tutte le persone che mi hanno accompagnato in questa lunga carriera. Non voglio fare nomi perché sicuramente l'emozione mi giocherebbe un brutto scherzo e sono sicura che magari diventerei qualcuno. E allora, ripeto, di esterno a tutti quanti, proprio tutti col cuore. Qualcuno... Grazie ancora veramente a tutti.